Sia lodato Gesù Cristo, Ave Maria. Allora, abbiamo fatto già un primo video per cercare di approfondire per noi stessi sempre, perché dobbiamo cominciare da noi. L'amore non è amato. Noi vogliamo mantenere questo tema e per tutte le nostre meditazioni. Perché se noi partissimo davvero da questo concetto, l'amore non è amato, a cominciare dalla nostra coscienza, sicuramente poi potremmo vedere anche le cose sotto altri aspetti, sotto lo sguardo di Gesù, sotto lo sguardo di Maria, del cuore immacolato di Maria, di San Giuseppe. L'avvento. Allora, vi leggiamo adesso dal breviario antico come lo spiegava dogmaticamente. Dalla prima domenica di Avvento al 24 dicembre, il tempo dell'Avvento. Tutta la liturgia dell'Avvento è un'immensa invocazione alla venuta del Salvatore. La Chiesa riprende le ardenti invocazioni al Messia che erano risuonate attraverso l'Antico Testamento e ce le fa ripetere in modo sempre più insistente man mano che si avvicina il Natale di Gesù. Fin dalla prima domenica, un bel responsorio di mattutino segna l'indirizzo che sarà poi quello di tutto l'Avvento. È il profeta Isaia che parla, annunziando al popolo di Israele l'atteso Messia. Guardando da lontano, ecco, io vedo Dio che viene nella sua potenza e una nube che copre tutta la terra. Andategli incontro e dite, facci conoscere se tu sei colui che deve regnare sul popolo di Israele. Voi tutti abitanti della terra, figli degli uomini, ricchi e poveri insieme, andategli incontro e dite, Pastore di Israele, ascolta, tu che guidi Giuseppe come un gregge, facci conoscere se tu sei colui. Alzate, o porte, i vostri frontali e fatevi più alte, o porte antiche. Deve entrare il Re della Gloria, il quale deve regnare sul popolo di Israele. Si parla tanto di Gesù che deve regnare nei nostri cuori, c'è tutta questa nuova pastorale che da 50 anni ha cercato senza dubbio, sotto certi aspetti, di avvicinare l'uomo a Dio, ma abbiamo avuto un pessimo risultato perché da ciò che è reale, non che era, che è reale, Gesù è diventato un simbolo. Fateci caso, il segno della croce è diventato un simbolo. Addirittura questo è diventato un simbolo. Gesù bambino. No, Gesù bambino non è un simbolo. È un segno. Abbiamo eliminato i segni che per noi cattolici, per la nostra dottrina, erano e sono la realtà. Certo, una realtà che è fatta di mistero, una realtà che dobbiamo scoprire, una realtà alla quale dobbiamo andare incontro, perché Gesù ci è venuto incontro, Dio è disceso dal cielo. Dobbiamo fare come i pastori, cosa fanno? Vanno verso la grotta. Cosa è successo? Certo, sono attirati dal canto degli angeli, ma anche da qualcosa che li smuove dentro. Andiamo a vedere. Infatti Gesù cosa dirà ai suoi? Maestro, dove abiti? Vieni e vedi. L'Eucaristia. Vedete com'è tutto collegato. Il Salvatore è già venuto, ma noi lo aspettiamo ancora. Per noi stessi e per il tempo presente aspettiamo le sue grazie di redenzione e di santificazione che devono trasformare la nostra vita rendendola simile alla sua. Per
Per tutte le generazioni di uomini che dovranno succedersi sulla terra, noi aspettiamo alla fine dei tempi il ritorno glorioso di Cristo, Redentore del mondo, che introdurrà con sé tutti gli eletti nel regno del Padre. Tutta l'opera di Cristo, fino alle sue estreme conseguenze, è rievocata dalla Chiesa alla luce dei testi della Rivelazione. Il Messia aspettato non è solamente il re di Israele e suo popolo, ma ora di tutte le nazioni. Egli è il vero figlio di Dio, fatto uomo per salvare tutti gli uomini e per introdurli con lui nel regno del Padre suo, a coloro che l'avranno ricevuto qua giù. Come il loro Salvatore, egli dirà un giorno: venite benedetti dal Padre mio, prendete possesso del regno che vi è stato preparato fin dalla fondazione del mondo. Le prospettive dell'Avvento sono perciò immense. La Chiesa ci fa rimeditare tutta l'opera della redenzione. Man mano che le generazioni umane si succedono, il regno di Dio deve estendersi fino al giorno in cui Cristo, radunando i suoi eletti dai quattro confini del mondo, li presenterà al Padre come una sua conquista per essere introdotti con lui nel suo regno. Invochiamo con tutto il cuore questo duplice avvento di grazia per la vita presente e di gloria per l'aldilà. Ringraziamolo per questa fede e se non ce l'abbiamo, chiediamola in dono per noi e per gli altri. E se è poca, accontentiamoci. Evidentemente per il Signore basta. Vi ricordate quando Paolo sta soffrendo tanto, no? E chiede al Signore di potergli risparmiare quella spina nel fianco, no? E Gesù gli risponde: ti basta la mia grazia. Quel poco anche che il Signore ci dà, ci deve bastare. È quello che dobbiamo rafforzare. Ma dobbiamo farlo con amore, ricordando che l'amore non è amato. Quindi il tempo di attesa che ci prepara dal compimento di questa speranza è concesso alla Chiesa per annunciare la buona novella della salvezza fino ai più remoti confini del mondo. La liturgia di questo tempo si svolge intorno a tre grandi figure: Isaia, San Giovanni Battista e naturalmente la Vergine Santa. Attraverso il compito provvidenziale che fu loro affidato, si ha la meravigliosa manifestazione dei piani divini, immediati e lontani, che prepararono la salvezza promessa al mondo dopo la colpa dei nostri progenitori, il peccato originale. Gesù, infatti, è il nuovo Adamo, colui che ricreerà, ci rigenererà attraverso il battesimo, il suo sangue, la sua morte di croce. Isaia è il più grande profeta dell'Avvento. Fin dall'VIII secolo, nel momento più triste della storia del popolo ebreo, egli esorta di avere fiducia soltanto in Dio e di attendere la salvezza del Messia che deve venire. Dopo un duro esilio, il Messia salverà Israele. Farà regnare sulla terra la pace e la perfetta giustizia e rivelerà il vero Dio a tutte le nazioni. Giovanni Battista è l'ultimo dei profeti e il primo dei testimoni della venuta del Messia. Ci mostra Gesù e ci esorta ad andare verso di lui. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, ma bisogna fare penitenza e convertirsi. La Vergine Maria, infine, la madre del Salvatore, nella quale il mistero della grazia si compie con una pienezza senza pari, prima di estendersi al resto degli uomini, mediante la sua fede e la sua accettazione dei disegni di Dio su di lei, essa personifica l'attesa e l'accoglienza della Chiesa. Le insistenti invocazioni del grande profeta, le esortazioni del precursore, l'intercessione della Santissima Vergine ci preparano a celebrare la nascita del Salvatore con l'ardente amore di cui essi erano animati nel vedere realizzarsi il piano di Dio per la salvezza del mondo. Ecco, quindi
Ricordiamoci anche ecco, un pezzetto storico. Nel Medioevo il tempo dell'Avvento, preparazione a Natale, assunse un carattere di penitenza un po' come la Quaresima, una preparazione alla Pasqua. Questo spirito di penitenza si esprime ancora in qualche testo ed in taluni usi. Per esempio, si usa nei paramenti viola, il sacerdote veste di viola. Non ci sono i fiori sull'altare. Dovrebbe esserci il silenzio dell'organo e non c'è il Gloria. Ma il canto dell'Alleluia che si è sempre mantenuto indica chiaramente che l'Avvento vuole rimanere però anche un tempo di gioia. Avremo anche la domenica del Gaudete Domino, no? E gioite nel Signore. La terza, mi pare, domenica d'Avvento. Poi la vedremo, ecco. E questa gioia della salvezza si avvicina e si intensifica quanto più si avanza verso il Natale. Quindi era stato fatto tutto un processo appositamente perché le nostre anime si preparassero al meglio. Pensate che se non mi ricordo male, addirittura nella Chiesa ortodossa questo tempo è fatto di digiuno, I fedeli laici devono digiunare, Quindi e nella terza domenica, infatti, ecco l'altare ornato di fiori di paramenti rosa e la domenica del Gaudete, ecco, si riprende il suono dell'organo perché si sottolinea la crescenza allegrezza. Questa esplode nelle grandi antifone del Magnificat, cantate al suono delle campane, negli ultimi 8 giorni che precedono la grande festa della Natività del Signore. E la vigilia di Natale è già piena di esultanza. Ecco, in questo tempo poi c'è anche la figura di San Giuseppe, come vedremo, perché ovviamente quella di San Giuseppe è il suo bellissimo silenzio. Di San Giuseppe, infatti, noi se vediamo non c'è una parola, ma questo silenzio di Giuseppe, se noi stiamo zitti, è un parlare di fede. Ma voi pensate questo Giuseppe che è delicato verso Maria, che avrà avuto, come la tradizione dice, ma anche gli usi, avrà avuto sì e no 16 anni, e quella era l'età in cui si entrava per diventare spose, e vede che c'è questo problema, come faccio? E la vuole ripudiare in segreto per evitare che Maria, secondo la legge, venga lapidata. Le vuole bene, non sa come fare, ma come lo riconosce la scrittura, come lo riconosce appunto il Nuovo Testamento, Giuseppe è l'uomo giusto. E allora l'angelo gli va incontro nel sogno e gli dice: non temere, Giuseppe. La descrizione la troviamo all'inizio di Matteo. Non temere, Giuseppe, di prendere con te Maria come sposa. Perché quello che è concepito in lei è concepito dallo Spirito Santo. Fidati, fidati, Giuseppe. A Giuseppe non serve confermare il sogno. Sente e sa che quella è la via. Non comprenderà tante cose, ma entra nel mistero dell'incarnazione. Ma fa entrare anche ognuno di noi. Come il sì di Maria coinvolge ognuno di noi, così anche il sì di Giuseppe coinvolge ognuno di noi. Facciamoci aiutare anche da San Giuseppe, patrono della Chiesa. Buon avvento a tutti. Noi vi trasmettiamo questa piccola giaculatoria della tradizione. Gesù bambino, amor divino, verbo incarnato, ricordati di me che mi hai creato. Gesù bambino, eterna sapienza, infondi nel mio cuore l'umiltà, la carità, l'obbedienza. Gesù bambino, coi capelli ricciolini, con gli occhi pieni d'amore, vieni a nascere nel mio cuore. Ave Maria.